il rapporto che si deve avere con la rete, che poi ricordiamo che è una rete di persone e non una rete di tecnologie, perché c'è questo grande misunderstanding di fondo che vede le tecnologie davanti e quindi ci fa pensare che in qualche modo sia un luogo frequentato da chi ama, di chi insomma conosce la tecnologia, quando in realtà dietro poi ci sono delle persone. Ecco, quindi bisogna cominciare a conoscere e ad interpretare correttamente i linguaggi, bisogna farlo attraverso guide corrette, quindi individui che assomigliano agli architetti o agli ingegneri, però insomma del nuovo millennio. Bisogna conoscere correttamente i linguaggi anche per gestire bene la conversazione, correttamente per quello che si deve fare. Ci vuole una nuova governance, perché nella maggior parte dei casi questi progetti di comunicazione verso i clienti, verso insomma il mercato, verso gli stakeholder, se volete, devono tener conto di una serie di parametri molto più complessi rispetto alla comunicazione tradizionale. Allora, prima di entrare nel dettaglio del cosa si può fare, che scopriremo essere invece un tema da affrontare in una sede più consulenziale che generica, cioè c'è bisogno di comprendere di cosa si sta parlando, di comprendere insomma i pilastri, quelli prodromici per affrontare correttamente il cambiamento, ma poi i dettagli fanno la differenza, perché all'interno di queste sequenze basta rompere un piccolo anello che la catena poi non trasmette più il messaggio. E molto spesso in questo momento di grande cambiamento, in cui la tecnologia, le informazioni raddoppiano, cambiano ogni 2 anni, anche i manager fanno fatica a stare dietro. La gestione interna della comunicazione è importante e fondamentale, perché devono parlare le persone e non le aziende non parlano, le persone sì, ma devono farlo con il cappello giusto, nel contesto giusto. E soprattutto conoscendo il mezzo, perché è un mezzo fatto di varie sfaccettature. Un blog è diverso da un forum, ed è diverso da un social network, un social network interno o esterno, quale differenza? Siamo in un momento in cui la maggior parte delle aziende sta migrando verso Facebook, per esempio, perché in Italia sono 16 milioni gli individui, ma non sono 16 milioni di telespettatori, dove, come non so, voglio fare uno spot durante il Festival di Sanremo, sono sicuro di colpire, poi con quale efficacia da verificare, ma insomma di farmi vedere da, che so, 10 milioni di telespettatori. Lì ci sono 16 milioni di individui potenziali, ma ognuno all'interno della propria rete e dei propri contatti, e quindi non sono raggiungibili tutti insieme. Quindi un errore, ad esempio, di questi tempi, che per alcuni è invece considerato un segno di grande innovazione, è quello di andare su Facebook senza riflettere sulla strategia e quindi esserci solo perché bisogna esserci. Attenzione, sto vedendo aziende che comprano contatti, e questo è il sintomo della malattia, del voglio innovare ma sostanzialmente facendolo fare ad altro. Io non posso chiedere o comprare amici, no? Chiedere a qualcuno di fare amici, di fare amicizia per me. E questa un po' è una strada piuttosto complessa, che passa attraverso errori che a volte si devono sperimentare di persona, e altri che invece non si dovrebbero più fare, perché è comunque un mondo che ha una storia, che inizia da quando internet è diventata una rete commerciale, cioè insomma intorno al 95, poi intorno al 2000 si è consolidata, c'è stato il boom, lo sboom che in qualche modo ha fatto vedere che la rete c'era ed è cresciuta molto negli anni a venire. Dal 2005 in poi è cambiato un pochino questo mondo, perché insomma è diventato un mondo partecipativo, gli strumenti lo hanno permesso, e però è in continua evoluzione. Ricordo che solo l'anno scorso l'obiettivo delle aziende era quello di andare su Second Life, oggi non se ne parla più. Per cui attenzione, cura e soprattutto essere nel posto giusto al momento giusto, perché altrimenti si rischia appunto di ottenere effetti come quello dell'anno scorso. Bisogna rivolgersi ai consulenti giusti. Come selezionarli? Beh, non è facile, perché comunque è un mondo nuovo. E quindi anche le professionalità sono nuove. E non è detto che le stesse che 10 anni fa potevano realizzare prodotti di successo oggi siano ancora gli stessi. Io vedo tanto vecchio venduto per nuovo, insomma c'è grande confusione. Bisogna diventare utenti. L'utente è il più grande esperto della rete, e allora diventate utenti voi, manager, e conoscerete e comprenderete molto meglio di chiunque altro, anche di molti esperti, come funzionano i meccanismi. Se c'è qualcosa che vedete che non funziona, non pensate di essere voi a sbagliare strada, probabilmente ha sbagliato strada il progettista. Ecco, affrontate la rete in questo modo e sicuramente avrete insomma grandi opportunità di fronte.